Vi state avvicinando al TCG di One Piece e desiderate giocare un mazzo veloce ed aggressivo? Esiste un deck che in questo GCC potrà rispondere al meglio a tale esigenza? E quale tra i vari leader potrà esservi di aiuto, rappresentando al meglio l'archetipo che più si adatterà alle vostre necessità? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo il test che ho portato a termine, con risultati piuttosto soddisfacenti, che hanno visto dei cambiamenti sostanziali del croco blu-viola, presto, come promesso, arriverà lo short, che ne parlerà brevemente, mostrandovi le modifiche apportate, ho notato che, lungo il mio cammino, ho incontrato un numero incalcolabile di Zoro. Incuriosito quindi dalla dinamica che muove questo leader, ho montato un primo deck trovato nel web, dando vita ad una nuova sessione di testing. E dopo svariate badilate prese sulla croce degli occhi, ho iniziato ad apportare modifiche che mi hanno condotto a modellare la mia personale lista di questo rush, tutta da scoprire. Zoro infatti sarà il leader perfetto che supporterà e sposerà a pieno questo archetipo di deck che avrà una sola preoccupazione: picchiare in faccia l'avversario. Ora, non sarà di certo sempre così, anzi, a volte un minimo di controllo della board avversaria necessiterà di attenzioni, per non lasciare al vostro rivale troppe libertà facendovi correre pericoli inutili durante le fasi centrali di un match, ma a queste dinamiche, che vedremo tra poco come fronteggiare, per il buon 80% dell'incontro avrete occhi solo ed esclusivamente per le vite di chi vi giocherà contro. Questo sarà un deck aggressivo e piuttosto veloce che tenderà a chiudere l'incontro il più rapidamente possibile, non lasciando molto spazio alle riprese nemiche che, puntualmente, dovranno essere annientate grazie ai supporti presenti nel deck. Quindi lasciatevi guidare dall'ira, date libero sfogo all'adrenalina e fatevi trasportare dalla follia attraverso attacchi efferati e sempre più pesanti, volti a destabilizzare e distruggere ogni difesa avversaria. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Zoro Rosso. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, che al costo di un solo don assegnatogli solamente durante il vostro turno aumenterà di ben 1000 punti il valore di forza dei character che possiederete. Effetto che verrà accompagnato da un 5000 in termini di potenza e la presenza di 5 vite, come di norma è per le carte monocromatiche di questa categoria. Lo spadaccino comunque, a mio parere, rimane uno dei leader, se non il leader più performante in gioco attualmente, dato che il suo innesco semplice e diretto renderà minacciosi anche quei character che di natura non riuscirebbero a sottrarre vite agli avversari. Partiamo quindi con il visionare il mazzo attraverso il reparto blocker, che vedrà una vecchia conoscenza di chi gioca spesso i mazzi rossi aprire le danze. Il quartetto di Chopper darà inizio a questa decklist. Costo 1, 1000 di potenza e la sola parola chiave blocker a supporto permetterà al medico mutaforma di aiutarvi nelle primissime fasi del match. Fine della fase blocker. D'altronde un aggro di certo non può permettersi di difendere e neanche ne ha voglia, ma in casi estremi avere una guardia, seppur piccola, a difendere il meccanismo del mazzo che faticherà a partire rappresenterà una tutela che sarà meglio averla che non. Passiamo quindi ora al reparto distruttivo, quel reattore energetico che turno dopo turno andrà a forzare le difese rivali. Otama in quadruplice copia potrà sembrare inutile all'interno di questo deck. Costo 1, forza pari a 0 e all'apparenza nulla di speciale, se non per il suo valore di counter che presenterà un validissimo più 2000 e per l'effetto on play che vi permetterà, per la durata del vostro turno, di diminuire di 2000 la potenza di un character avversario presente sul terreno.
E qui si andranno ad incastrare diverse giocate, dato che la piccola abitante di Wano entrerà in sintonia con diverse carte del deck, lo vedremo fra poco, consentendo inoltre ai vostri personaggi già schierati in gioco di colpire blocker fastidiosi in stato di esaurito come una Queen o una Boa, che scenderanno entrambe rispettivamente da 5.000 a 3.000 punti di forza. Andando avanti con la profile vi renderete ben presto conto del surplus che Otama aggiungerà all'intera struttura del deck. La triplice copia di Nami una volta per turno durante la vostra fase principale vi darà la possibilità di assegnare un don esaurito ad un character o al leader che controllerete. Costo 1 e 1000 di potenza, la cartografa vi darà una mano non indifferente a potenziare la manovra offensiva, dato che ideologicamente potrete sfruttare i don per il doppio del loro valore, sia quando essi saranno pronti per giocare elementi dalla mano che in stato di esaurito assegnandoli a piacimento. Sempre Nami, questa volta presente in quartetto, vi permetterà, non appena entrerà in gioco, di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, per andare poi a recuperare una carta con tipologia Straw Hat Crew tra esse, che non sia ovviamente la stessa Nami, riposizionando le restanti 4 infine in fondo al deck nell'ordine che preferirete. Costo 1, ma a differenza della sua controparte con 2000 punti di forza, la Gattaladra sarà di certo uno degli elementi più utili all'interno del deck, per recuperare il prima possibile delle forze pronte per essere impiegate in campo allo scopo di velocizzare la fase offensiva del mazzo. La duplice copia di Luffy a costo 2 darà inizio al compartimento di assalto. Con forza pari a 3000 una volta per turno durante la vostra fase principale potrete assegnargli 2 donne esauriti presenti in gioco aumentando la sua potenza fino a raggiungere un valore pari a 5000. In più grazie all'ausilio dei 2 donne assegnatogli non potrà essere messo KO da character avversari con attributo Strike. Per intenderci l'attributo è quella zona della carta che si trova in alto a destra. Quindi personaggi come Queen, ad esempio, non potranno distruggere Cappello di Paglia in combattimento. In più, impiegando don già utilizzati, questo character potrà darvi la possibilità di svolgere il vostro turno senza preoccuparvi di mantenere risorse disponibili. Le 4 unità di Brook, una volta scese in campo, potranno assegnare 2 don esauriti ad un leader o personaggio sotto il vostro controllo. Con costo pari a 2 e 3000 di potenza, il musicista non solo vi darà la possibilità di impiegare i don che avrete appena utilizzato per giocarlo, ma possiederà anche un valore di counter pari a 2000 più che tornerà utile per mantenere in vita elementi essenziali allo svolgimento della vostra strategia offensiva. Brook per me rappresenta una specie di coltellino svizzero al servizio di Zoro Leader, dato che all'occorrenza potrà essere utilizzato come meglio crederete. Le altre tante copie di Sai faranno la loro comparsa sui campi di battaglia. Costo 2 e ben 4000 di forza, questo personaggio semplice, privo di qualsivoglia effetto, sarà uno dei pilastri portanti del deck. Ma come uno dei pilastri portanti Arconte? Già, perché naturalmente, è vero, risulterà essere un 4000 spoglio di qualsiasi abilità, ma se il vostro leader innescherà il suo effetto, ciò renderà il membro dell'armata di Aposui un individuo davvero pericoloso, soprattutto se giocato nelle prime fasi di un match. Il Tris di Sanji fornirà una primissima spinta di acceleratore allo svolgimento della manovra offensiva. Costo anche qui pari a 2 con 4000 di forza, se gli assegnerete 2 don guadagnerà l'abilità Rush, sferrando un attacco non appena metterà piede in gioco. E tra le Nami e i Brook, consegnargli quello che richiederà per l'innesco della sua abilità non risulterà affatto difficile. Inoltre possedendo un valore di potenza pari a 6000, minaccerà a dovere il leader avversario.
Le quattro copie di Nico Robin vi aiuteranno a togliere di mezzo gli ostacoli che il vostro rivale frapporrà fra voi e le sue vite. Costo pari a 3 con 4.000 di forza, assegnandogli un singolo don, quando sferrerete l'attacco prima del calcolo dei danni, avrete la possibilità di mettere KO un character con forza pari a 3.000 o inferiore sul campo di battaglia avversario. E così, essendo a tutti gli effetti un 5.000-6.000, se conterete anche l'aumento di potenza da parte del leader, potrete distruggere un eventuale blocker presente in gioco spianandovi la strada verso la pila dei premi avversari. In più, con l'aiuto di Otama, potrete addirittura accompagnare alla pila degli scarti una boa rivale che rientrerà a pieno nelle mire dell'archeologa. Zoro, presente anch'esso in quadruplice copia, sarà il fulcro principale su cui il deck impernierà la sua dinamica di gioco, per un semplice motivo: esso rappresenterà in tutto e per tutto, almeno al momento, l'essenza del Rush nel TCG di One Piece. Costo 3 e 5.000 di potenza, lo spadaccino character potrà scendere in campo nei primissimi turni di gioco, attaccare il leader rivale e allo stesso tempo minacciare quel che basta per sottrarre una vita all'avversario senza il supporto di alcun effetto esterno. La carta che personalmente ritengo una delle più forti del gioco a livello di rapporto costo-beneficio vi permetterà di bussare alla porta di chi vi giocherà contro già dalle prime battute, costringendo le difese nemiche a correre ai ripari. Semplice, diretto e spietato. Tale leader, tale personaggio. Il trio di Luffy a costo 5 chiuderà questo compartimento character. Quello che dovrà interessarvi di questa carta non sarà molto il suo valore di attacco pari a 6.000 o la parola chiave Rush che gli permetterà di attaccare non appena giocato, ma la parte secondaria dell'effetto che, vedendogli assegnare due don, gli permetterà, quando attaccherà, di farlo direttamente ai danni dell'avversario, ignorando la presenza di blocker presenti sotto il suo controllo. Cappello di paglia sarà quell'elemento che vi aiuterà ad avvicinarvi alla chiusura dell'incontro, dato che, possedendo la bellezza di 8.000 punti di attacco, minaccerà il leader rivale che si vedrà costretto o a ricorrere a counter event o personaggio da impiegare in un momento delicato o usufruire di una carta dalla propria pila della vita. E così, dopo aver visionato l'intero reparto personaggi, constatando che la struttura intera di questo deck sia effettivamente rivolta verso un continuo assalto all'arma bianca ai danni di chi vi giocherà contro, passiamo agli event, che vedranno un buon reparto pensato esclusivamente per due unici scopi: aiutarvi e distruggere tutto ciò che potrà mettersi di mezzo fra voi e la vittoria finale. In Two Hears at the Sabaody Arcipelago, in doppia copia, a costo 1, riprenderà per la maggiore l'effetto di Nami, permettendovi nella vostra fase principale di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, metterne in mano una contratto Straw Hat, per poi riposizionare le restanti 4 in fondo al deck nell'ordine che vorrete, con aggiunta di un trigger che ne attiverà l'effetto appena menzionato. Avere una seconda fonte da dove poter attingere risorse di sicuro potrà tornarvi utile, soprattutto se Nami non sarà tra le prime carte che andrete a pescare. Quindi andrà da sé che, in mancanza della cartografa, questo event ne farà adeguatamente le veci, soprattutto nelle fasi iniziali di un match. Le 3 unità di Diable Jamb, utilizzabili attraverso l'uso di un don, forniranno al leader o ad un vostro character presente sul terreno la capacità di attaccare direttamente l'avversario, ignorando le abilità blocker dei personaggi sotto il suo controllo, con la presenza anche qui di un trigger che andrà a mettere KO un blocker nemico con costo pari a 3 o inferiore. Unico requisito dell'effetto principale? Che il leader o i character possiedano il tratto Straw Hat Pirate, che in pratica vorrà dire quasi la totalità del mazzo.
Questo effetto assomiglia moltissimo a quello che abbiamo già visto per la Fiat Costo 5 e sarà, come per Cappello di Paglia, una valida freccia al vostro arco per avvicinarvi sempre di più alla chiusura del match che vi vedrà uscire vincitori. La doppia copia di Round Table è stata inserita per la sua capacità di rendere innocui anche i bestioni più potenti. Infatti il suo effetto da attivare nella vostra fase principale andrà a diminuire di ben 10.000, ripeto 10.000 punti, il valore di potenza di un character avversario. E il tutto a costo 4. Ciò starà a significare che un Kaido a 10 con potenza pari a 12.000 diverrà un semplice 2.000, Kaido a costo 9 con Rush scenderà a 0, e ciò potrà concedervi la possibilità di toglierli di mezzo con un semplice attacco. Per assurdo potrete assegnare anche un Donna Chopper e renderlo pericoloso per l'incolumità dell'ex imperatore, o se vogliamo proprio farci delle grasse risate, potrete attaccare a 0 con Otama nei confronti del Kaido presente nello starter. Infine, il quartetto di Jet Pistol chiuderà questa decklist. Anche qui, al solo costo di 4 don, potrete, durante la vostra fase principale, mettere KO un personaggio sotto il controllo avversario con forza pari a 6.000 o inferiore, con, anche qui, la presenza di un trigger che vi consentirà di attivare l'effetto appena descritto. Utilizzato con grande soddisfazione in combinazione con Otama ai danni di un Kid a costo 8 che, ritrovandosi la potenza decurtata di 2.000 unità, è rientrato perfettamente nel mirino di questo event. Per non parlare delle varie Queen, Boa e molti altri che saranno prede naturali per l'effetto di questa carta. Concludendo, Jet in 4 copie vi spianerà letteralmente la strada, togliendo di mezzo quegli ostacoli che altrimenti diverrebbero insormontabili e infine fatali per la vostra strategia di gioco di natura aggressiva. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come di norma la solita prima domanda. Come ci si deve comportare con questo deck? Essendo un Rush, come già anticipato ad inizio video, per il buon 80% delle volte dovrete picchiare il leader avversario, andando a controllare quelle barriere che, con il passare dei turni, potranno rappresentare un ostacolo difficile da dover superare. Ostacoli che, grazie a character come Nico Robin e Luffy a costo 5, potranno essere rispettivamente tolti di mezzo ancor prima del calcolo dei danni e disattivati grazie all'effetto di Cappello di Paglia. Inoltre potrete utilizzare anche i Don Esauriti come armi aggiuntive disponibili nel vostro arsenale, aumentando l'aggressività dell'intero deck, riciclando risorse che in altri casi risulterebbero inutilizzate. Quindi sfruttate appieno questa dinamica di gioco, grazie alle Nami, ai Brook e ai Luffy a costo 2, per incrementare l'attacco dei personaggi già presenti sul terreno, destabilizzando in questo modo le difese del nemico. Essendo un Rush, i primi turni per voi dovranno essere volti all'attacco, ma se così non dovesse essere, i Chopper potranno darvi quel poco di respiro per recuperare gli elementi utili atti a mettere in moto le meccaniche che muoveranno l'intera struttura del mazzo o, se tutto andrà secondo i piani, forniranno una sorta di garanzia a copertura se si presenteranno dei ribaltamenti di fronte. Per la fase offensiva, il deck sarà votato completamente allo scopo. I due Luffy a costo 2 e i tre a costo 5, con i Sanji, le Nico Robin e gli Zoro, vi offriranno delle basi più che valide per fondare la vostra strategia di gioco. In più, grazie all'effetto del leader, anche Isai assieme ai Brook, assegnando a questi ultimi un don a testa, magari esauriti attraverso l'effetto di Nami, rappresenteranno una minaccia reale per le vite rivali. Trattando invece l'argomento mano iniziale, di certo la presenza di una Nami o di un Two Hears ad Esabaudi Arcipelago vi potranno dare un incentivo per la ricerca di elementi utili a velocizzare la dinamica di gioco, ma anche la presenza di un Jet Pistol all'occorrenza per togliere di mezzo magari una Boa blu vi potrà tornare utile. In più, possedere già dalle prime battute un buon attaccante come Zoro, ad esempio, di certo non potrà che far bene. Se così sarà, potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita.
Parlando di matchup invece, Zoro sarà un tier 1 e non appena arriverà la OP02 diverrà tier 0 grazie ai supporti che saranno presenti in Paramount War. Ma nonostante la sua natura feroce e volta al continuo assalto dell'avversario, come ogni Rush temerà i control e i midrange che saranno i nemici naturali di questo archetipo, dato che svolgeranno un compito completamente opposto rispetto ai cosiddetti aggro. Se da una parte si ha un elemento che vuole chiudere nel più breve tempo possibile, dall'altra abbiamo coloro che invece faranno del mid late game una situazione ideale per riuscire a portare a casa l'incontro. Quindi state molto attenti al croco blu-viola full defense e al Trafalgar rosso-verde, non sottovalutando neanche Kaido sia nella versione viola che ibrida, che se vi costringerà ai suoi tempi inevitabilmente vi batterà a colpi di gigante. In questi casi anche una round table potrà tornarvi utile nelle fasi iniziali di un match. Quindi ponderate bene chi state affrontando e decidete di conseguenza. Mentre ve la giocherete tranquillamente contro Kid, Crocodile Blu e Luffy Rosso, che tenterà di ricopiare come può l'andamento Rush di Zoro, ma con risultati ancora dubbi. Nel Mirror Match invece, come al solito, chi riuscirà ad impiegare prima le risorse utili per innescare la funzione del deck vedrà pendere l'ago della bilancia a suo favore. Per la fase counter ci saranno 8 più 2000, vedasi Otama e Brook, più altri 17.000 più, con le presenze illustri delle Nami, i Luffy a costo 2, i Sai e le Nico Robin, che, parlando di questi ultimi, saranno più utili a terra che in mano. E a proposito di mano, essendo un missile, dato che il suo costo medio ammonterà a 2,18 don per carta, vi ritroverete il più delle volte a non avere risorse disponibili in vostro possesso. E sarà del tutto normale, dato che ogni aggro che si rispetti avrà una fase iniziale esplosiva che andrà ad affievolirsi man mano che il match andrà per le lunghe. Quindi, quando avrete penuria di elementi in mano, vorrà dire che vi starete avvicinando inesorabilmente allo zero carburante, ed una volta che inizierete ad essere in debito di carte, praticamente per voi sarà finito il match. Quindi giocatevela bene sul campo. Questi archetipi non faranno del vantaggio un punto fondamentale, ma giocheranno unicamente attorno al fatto che andranno a forzare, sempre e come meglio potranno, le difese nemiche. Infine, gli event vedranno dinamiche atte a distruggere o indebolire la linea nemica avversaria, come per Jet Pistol e Round Table, ricercare carte utili nel mazzo con l'ausilio di Into Ears, ad Sabaody di Arcipelago, e chiudere l'incontro attraverso attacchi diretti, ignorando i blocker nemici, grazie all'effetto di Diablo Jump. Nel mazzo saranno presenti 4 blocker che vi torneranno utili se la strategia del mazzo tarderà ad attivarsi, ma non fateci troppo affidamento, 8 personaggi con valore di counter pari a 2000 più, 11 event che vi permetteranno di bersagliare i character avversari mettendoli KO o diminuendo loro la forza, un intero reparto formato da ben 24 elementi che colpiranno, chi più chi meno, le vite avversarie, e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Di certo, questa sarà una lista che non lascerà spazi vuoti all'interno di un match, mettendo a dura prova le difese dell'avversario che si vedrà sferrare attacchi sempre più insistenti durante l'arco dell'intero incontro. E voi avete mai giocato con o contro di Zoro, saggiandone in entrambi i casi il grande potenziale? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.